apri. Oh, questo qui sembra molto cattivo. Con una chiave. Con una chiave, tra l'altro. Bravo, potevi lasciartela in cucina la chiave. No, no. Invece te la porti dietro. Ancora vivo. Oh, oi, 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 non spararmi. Coso? Coso con la balestra? Sei pazzo? Dai, zitta, Ashley. Ho di meglio da fare. Dai. Ok. Crepa tu, Ashley. È una chiave quella. È una... Esaminare. Pagheranno per la tua morte, lo prometto. Quella cosa importante che volevo dirvi quando ho detto prima di tutto è: ehi, hey, gente, questo è il video del benvenuto della puntata su Resident Evil 4. E la seconda cosa che volevo dire è: ricomparsa la vita di Ashley e sento qualcuno dimenarsi, una specie... alla voce da Topolina proprio. Quindi suppongo che sia qui da qualche parte e la debba aiutare. Spinello, ma è normale nascondere gli spinelli nei vasi? Voi a casa nascondete anche voi gli spinelli nei vasi? Cioè, voglio dire, quando passa la polizia poi è un problema, o sbaglio? Diciamo che non sono sbagliato la texture, secondo me sono veri spinelli questi. Sennò come fa... ah, madonna mia, mi ha spaventato Ashley. Vi rendete conto quanto sono fragile emotivamente io per farmi spaventare da un ratto? Da un topolino? Oh, quanti colpi? 10 colpi per... 2 colpi. Allora, se non sbaglio, devo tipo sparare senza sparare a lei. Oh, madonna mia, ma è intenzione di farmi venire un infarto alle orecchie? Mi è esploso il timpano sinistro. Porca miseria. Guardare la morte in faccia. Guarda che sono un agente molto addestrato. Riesco a sparare da 2 metri senza sbagliare. A chi sta? Sai, sono molto tentato di utilizzare il lanciarazzi se non sapessi che costa 300 miliardi di pepite. 30.000 pepite. Cosa? Chi? A posto? Oh, ma c'è qualcuno dietro di me? Ok. Eh no, è che sento le cose strane. Amico, fai il bravo. Amico, sei sicuro di volerlo fare? Hai visto i tuoi amici morire lì vicino? Anche tu ti butti camminando, tra l'altro, quando sai che ho un cecchino in mano. Su, via, dai. Usi il cervello, buon uomo. Chi altro vuol morire? Chi altro vuole esplodere? Ashley, vuoi morire? No, non ha la faccia di qualcuno. Oh, mi sa che qualcuno sputerà da dietro quella porta. La porta è chiusa, non riesco ad aprire. Oh, questo qui sembra molto cattivo. Con una chiave. Con una chiave, tra l'altro. Bravo, potevi lasciartela in cucina la chiave. No, no. Invece te la porti dietro. Ancora vivo. Oh, oi, 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 non spararmi. Coso? Coso con la balestra? Sei pazzo? Dai, zitta, Ashley. Ho di meglio da fare. Dai. Ok. Crepa tu, Ashley. È una chiave quella. È una... ma se sparo col cecchino, becco anche lei? No. Lei è l'immortalità, mi sa. Qualcun altro che vuol crepare? C'è qualcuno dietro di me? Ehi, piano, Ma perché ripeti il nome di Sadler in questo modo? Perverso, tra l'altro. Allora, per te utilizzerò la pistola, ma solo perché sei rimasto solo tu. Non ti vedo. Esci da dietro la ringhiera, grazie. Ho un problema di prospettiva qui. Ancora? Oh, ok. Ashley, non ti spaventare per lo schizzo di cervello sui tuoi vestiti. Non è nulla. Oh, alla grande. Non è nulla che non possiamo risolvere con un bagno. Dai. Oh. Oh. Ah, accusiamo Ashley. Ah, che sfiga. Oh, erba gialla. Dammi qua tutto. Ehi, Aristotele di sta minchia. Che combini lì? Salve. È un bel orologio. E anche un bel quadro. Sono anche 2 bei candelabri. Può continuarli a guardare mentre io mi avvicino di soppiatto a lei? Facciamo finta di niente? Che ne dice? No, 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 non può. Signore, la prego, la polizia troverebbe discutibile quello che sta facendo. No, 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 no. Guardi, striscia. Ok. No, perché corri? Sapete che gioco mi ricorda sta cosa? Mi ricorda davvero molto coso. Ruota. E quel gioco lì con la bionda. Ok. No, esci. Ah, mannaggia a te. Striscia. Oh, mamma mia, quanto danno mi ha fatto sto coso.
cosa sei? Pazzo sei? Ruota, ruota. Mi ricorda molto Hunting Grounds, mi pare si chiami quel gioco. Ok, esci. Sì, sì, tua sorella. Ok, credo che abbiamo finito. Aspetta, no, aspetta. Fammi prendere la pianta. Siamo a posto. Ci vediamo. Posso passare abbastanza? Non posso passare abbastanza. Brutta idea, non ci vedremo. Non ci vedremo, aspetta. Ah! Sono morto. No! Crack. Siamo andati via. Sbaglio o l'ha ammazzata? Dallo sguardo da pesce lesso mi sa che è morta Ashley. Ruota Ashley. Ruota Ashley. Ruota, 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 ruota. Gira la ruota. Hey, hey, gira la ruota. Hey, hey. Mi ricordo ancora la sigla. Quella roba mi è rimasta impressa nella testa, quel programma trash che purtroppo guardavo perché i miei genitori mi forzavano. Ehi, 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 fermo, fermo, fermo. Ehi, coso? Un'altra leva, ma sei pazzo? Ho un'idea geniale. Cochello, cochello. Ehi, guarda qui. Attiriamoli tutti e due qua, poi penso che quella leva abbassi la porta. Sono tutti e due qua. Coso? Grazie. Morire e svivir, forza, 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 dai, 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 dai. Sì, 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 come dici tu. No, sei troppo lento tu, devi correre anche tu. Per cortesia. Oh, sarà per domani. Oh, 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 sì, sì, sì. No, questo è entrato. Perché mi ha attaccato. Ah, no, non era entrato, mannaggia me. Perché adesso hai deciso di correre, bestia schifosa? Ah, 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 ah. Che bella barzelletta che hai raccontato, eh. Oh, ma perché hai deciso di correre adesso? Ma sei brutto, sei. Brutto idiota. Allora, adesso deciderai di correre, sto deficiente. Perché? 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 Perché sei stato bravo finora? E poi all'improvviso hai deciso di correre. Ah! Sarà per il prossimo video. Sai cosa? Guarda qui. Sì, sì, sì. Ciao, belli. No! Ma sono mongolo. Ok, ok. Non pensavo fosse così reattivo questa leva. Ma potevo passare di qua io. Che sta succedendo? Che è sto rumore? Mi mette ansia. È a tempo? È a tempo quel rumore, cioè quella leva che ho tirato giù. Ah no, sono incastrati. Ma di qua che cosa c'è? Perché posso passare di qua? È una safe zone. È una safe zone. Amici miei, non lo sapevo che fosse una safe zone questa. Apposta allora. Ok. Aspetta, aprimi la mappa un secondo. Aprimi la mappa, c'è un tesoro qui da qualche... No, non c'è nessun tesoro, allora non me ne frega niente. Sento un rumore come se fosse una cosa a tempo. Non mi convince sta cosa. Ruota, ruota Ashley, ruota, 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 ruota. Ne dipende la tua vita da questo. Forza, 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 forza. Ah, sì, sì, sì. Ciao belli. Alla prossima vita. Erba verde, perché no? È verde, sono pure daltonico. Rossa, perché no? Aprire. Dove ho preso la torcia? Cosa nascondi sotto quella gonna, Ashley? Allora, abbina a questo, abbina a questo. Ok. Dammi qua. Dammi tutto. Dammi tutto quello che hai. Da dove devo andare io? Scusami. Ah, di qua. Abbastanza logico. Puoi anche scavalcare il tavolo, lo sai, vero? No. Che succede? Ah, si apre questa porta. Bean, e poi? Questo? Targa di pietra. Qualcosa servirà, no? Oh, un altro pulsante. Oh, oh, oh. Qui. Ah, capito. Capito, capito, capito. Adesso premendo questo, si chiude questo e si apre l'altra porta. No, non è successo niente. Cosa? E come si apre questo? E come si apre questo? Devo strisciare da qualche parte? No. Forse devo inserire la targa da qualche parte e prendere un'altra targa, un po' come l'enigma del camino di Resident Evil 1, mi sa. Sì, mi sa che devo inserire la targa da una parte. Probabilmente. Spinello, dammi qua. E togli il rado. Eh sì, probabilmente è una roba qua. Sì, sì, sì. C'è un foro circolare? No, non è un foro circolare, la mia targa non è circolare. C'è uno spifero, forse c'è un passaggio segreto dall'altro lato. Sì, lo penso anch'io, Ashley. Prendere. Maggiordomo, sapendo che Ramon Salazar non ha parenti, Lord Sadler deve aver fatto leva sulla fede degli Illuminatus per convincerlo a sprigionare le plague tenute sotto chiave dei suoi antenati.
Salazar farebbe una cosa del genere solo se manipolato a sua insaputa. Avrei dovuto rendermi conto prima delle cattive intenzioni del Lord. Mi sento un po' responsabile. Non ho idea di quali siano i piani del Lord, ma è chiaro che Salazar sia stato raggirato. Ormai è troppo tardi, Salazar ha già le plagas in corpo. E una volta che la plaga diventa adulta è impossibile tornare indietro. Il parassita può essere eliminato solo con la morte del suo ospite. Non c'è via d'uscita. Forse Salazar aveva vagamente intuito i piani del Lord. Comunque sia, ormai non posso farci niente. Ho servito la famiglia Salazar per generazioni. Sono pronto a continuare a farlo fino alla fine. Se lo dici tu. Non so, spero ti paghino bene per fare una roba del genere. Perché se fosse solo una questione di fedeltà... Bah. Voglio dire, bisogna essere fedeli solo a due cose. Ma in realtà una, perché anche la seconda, quello che pensavo, la relazione fa parte della famiglia, teoricamente, quindi... Secondo me bisogna essere fedeli solo alla famiglia, poi anche gli amici, ma molto più importante la famiglia, onestamente parlando. Quindi dove sta l'importanza di servire un deficiente che si è fatto raggirare? Devo fare qualcosa con la targa. Perché anche gli amici si possono considerare della famiglia. Quindi, vuol dire, anche la fidanzata. Bisogna essere fedeli, Oh, posso spingere questo? Ma dai, come ho fatto a non vederlo prima? Bisogna essere fedeli solo a certe cose. Ma se il tuo lord vedi che è pazzo, puoi anche lasciarlo perdere, no? Ma potevi nascondermelo un po' peggio. Oh, è successo qualcosa. Ah, non si torna più indietro, mi sa. No. Ah, si è richiuso qua, però posso entrare di qua e andare avanti. Oddio mio. Che catacombe. Dammi i soldi. Non lo so, bisogna essere un po' come i soldati. Obbedire quando bisogna obbedire. Se il tuo generale ti dice di sparare a un villaggio di persone innocenti, forse sarebbe meglio usare il cervello ed evitare di farlo. Un po' come il Lord. Ok, l'hai servito per generazioni, ma se vedi che sta seguendo un certo Saddler, gli fa fare cose molto brutte e ignobili, sarà anche meglio applicare per nuovi lavori, se capisci cosa intendo. So che queste statue ad un certo punto mi attaccheranno, me lo ricordo dai video che ho visto, però non so quando. Ho paura. Cavolo, è chiusa, ma questa porta non ha serratura, come posso fare? Forse devo inserire, devo inserire la targa qua. Sì, redisporre, devo fare il disegnino. Madonna mia, me lo potevate fare in HD, no? Allora, quello deve palesemente stare al centro. Questo deve stare in basso a destra. Così a occhio, direi. Quindi una roba così. Allora spostiamo questo qui. Questo va qui. No, aspetta, quello va lì. Ok, siamo a posto. Il centro lo posso tenere su. Ok, una roba così. Ok. No, aspetta, no, il centro lo posso tenere lì. Questo, sì, ok, ora sono a posto. Ok, no, ho solo invertito questi due, perché questo va in alto a sinistra e questo va in alto a destra, quindi ci sono quasi. Qualcosa del genere. No, aspettate, perché preferisco fare una roba così, ok. E direi che siamo a posto. Ma che genio che sono, vero? Allora, usiamo questo qui. Ah, boste. Quindi forse adesso mi attaccano le statue. Qual è il porto aperto, scusate? Ah, questa dietro di me, ok. Che posto cupo? Ah, il foro circolare che mi serviva per il passaggio segreto. Stemma della famiglia Salazar. Oh, tesoro. Oh! Una cosa buona e una cosa brutta. Un altro pezzo. Decorazione con serpente. Oh, un tesoro. Sto zitto, dammi qua. Bracciale d'oro. Oddio mio, eccole qua le statue. Oi, lasciatemi in pace. Pietà. Oddio mio, è inquietante sta roba. È stra inquietante, via di qui Ashley. Ma io mi ricordo tipo che attaccassero così. No, così. Morta istantanea, ma ti pare che io muoia per una roba così? Che ne sapevo che dovevo premere chissà C. Pensavo che sarei dovuto semplicemente intietreggiare. Roba del genere. Prendi il bracciale, donna. Guarda che siamo già morti come dei deficienti. No, non fare il giro. Segui tutti gli altri. Ok, così, amico mio. Piano. Amico! No, fai quello che vuoi, ma non mi attaccare. Allora, stavolta invece mi farà premere i due click. Volete vedere che suino? Volete vedere che suino questo?
Ottimo, un'altra buona opportunità per guardare sotto la gonna di Ashley. Yay! Ah! Ehi! Posto? Un'altra opportunità. Non c'è due senza tre, no, ragazzi? Sfonda! Siamo fuori dalla cantina. Allora... No, ce n'è un altro. C'è un altro suino qui. Sarà per domani, ragazzo. Per fortuna queste si autodistruggono dopo un attacco. Ma che cos'è che le anima queste statue? Questo non me lo hanno spiegato. C'è un parassita là dentro, c'è un Las Plagas che le muove. C'è un momento, c'è un foro circolare. Prego, a lei, signorina. Adesso posso girarla. Sì, gira, 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 gira. Strano che tu non mi faccia premere tipo X per girare questa roba. E c'è una scala. Salire. Ed ecco la terza opportunità di cui vi parlavo. Allora, oro. Immagini di dover andare a sinistra. Sì, però Ashley, sei proprio fragile, cioè, ti basta sputare, ti basta uno sputo in faccia per morire praticamente. Cosa indescrivibile sei. Forza, l'hai sbloccata. E dove sono uscito? Oh, Leon! Leon! Lui non mi sembrava molto preoccupato. Oh, che carini. Dicevo, non mi sembrava molto impegnato nella sua ricerca. Dagli gli antibiotici, quelle robe lì, quelle pillole che dovrebbero rallentare l'infezione, no? Non ti piace? No, lasciamola infetta, tanto un peso morto, no? Come dici tu. Hai ricevuto degli oggetti da Ashley, dammi tutto, signorina. Dammi tutto, ruota questo, mettilo qui. 15 colpi per la pistola. La posso mettere qui, no? No, devo per forza ruotarli prima di combinarli. Ok, e poi dammi il mio milkshake al sapore di limone, arancia rossa e vomito di Shrek. Perfetto. Salazar, cosa hai da dirmi? Che quadretto commovente. E tu hai rovinato tutto con la tua interruzione. Perché non ci fai un favore e te ne vai? Perché se ne dovrebbe andare dal suo castello? Sei tu l'intruso, tecnicamente. Non montarti la testa, non sei altro che una comparsa nel mio copione. La tua scena madre è finita. Cosa? È tipo 3 ore fa che hai detto che la mia scena madre era finita. Non l'hai detto, però hai inteso che non fossi utile. Eppure sono ancora qui. Dove sono le tue forze d'elite? Forza! Io sto aspettando ancora di morire, ma non vedo... Diciamo, non vedo progressi nella tua missione. Stai sbagliando tutto. O vuoi uccidermi o vuoi uccidermi. Devi farmi vedere che hai voglia veramente di uccidermi. Mandami qualcuno di forte. Cos'è sta roba? La lava in un castello, sul serio. Il trenino. Vedo il trenino da qui. Lacrima viola. Qui, niente. Munizioni, dammi qua. Non sputo mai sulle munizioni. Devo andare di qua. Ah, però prima voglio prendere il trenino. Non mi interessa. Andiamo a prendere il trenino. Prega niente. Dammi il trenino! Ciuf ciuf! Sì, divertiamoci! Cioè, in realtà pensavo che salendo sul trenino avrei dovuto sparare a delle robe che mi sarebbero arrivate contro. Invece no! Ah, per questo volevo prendere il trenino. Allora non è stato divertente. Non è stato per niente divertente. Ashley, ti sei divertita? Perché io no. Non mi sono affatto divertito. Mi sembra la giostra di Biancaneve di Disneyland. Che sembra una cosa divertente e poi alla fine dura un minuto. Non si vede neanche la storia intera di Biancaneve. Cosa bruttissima. Non fatela. Ah, siamo tornati all'inizio. Ok. No, ci serve il terzo frammento che troverò lì. No, si utilizzano tutti e tre insieme. Ok, non serviva a niente prendere il treno. Come al solito ho preso la scelta che mi ha fatto perdere tempo inutilmente. Yay! Sono un vincente io. Forza, Ashley. Siamo arrivati. Muovi il tuo culo. Scendi da qui. Forza. E allora... Belle queste fiamme blu. Mi sanno di morte. Veramente. Fino ad adesso non abbiamo potuto abbandonarla, che ogni puzzetta arrivava qualcosa e la rapiva. Adesso l'abbandoni qui da sola. Vabbè, saprai tu quello che vuoi fare. Questi draghi secondo me sputeranno fiamme ad un certo punto. E lì suppongo che ci sia la terza cresta, chiamiamola così. Il terzo frammento. Ok. Oh. Eh sì, quei draghi sputano fiamme. Però sapete cosa possiamo fare per non farli più sputare fiamme? Uccidere il mongolo là in cima.
Pelato! Buon bagnetto, ragazzo! Posto? No? No, quello si sta girando! Ah! Beh, ottimo! Ci sono altri draghi? Oh, è spuntato un forziere! Da dove? Non ho capito da dove è spuntato. Cioè, da dove è spuntato ho visto da... Ah, eccolo qua! Non ho capito dov'era. Oro! Dove fosse? Madonna mia! 5.000! 5.000! Ma che è sta povertà? Ah, devo saltare il momento giusto, se no mi friggo. Ok, fatto. E non mi sono fritto. Via. Oh, c'è. Sì, sì, sì. Ah, ma questi sono furbi, questi sono in canottiera. Sanno che fa caldo qui. Fate mato io, mon ami. Pelato. Forza, attaccami. Fatti sotto. Fatti sotto, ti riempio di piombo. Anzi, ti riempio di piombo lo stesso, ma se ti fai sotto magari spreco meno munizioni. Sai com'è? Essendo più vicino magari ti sparo mancando meno proiettili. Perché cammini? È chiaro che tu mi debba caricare, ma siete tutti stupidi qua dentro. Mamma mia, oh, dobbiamo fare, non lo so, secondo me dobbiamo rifare l'addestramento, signor Salazar. 12.000, la grande. Dobbiamo rifare l'addestramento di questi signorotti. Oh, no. Però, sì, questi c'hanno l'armatura. Sì, sai una cosa? Sai cosa è sbagliato, ragazzo? Che io posso sparare queste cose qua. Già. Buon bagnetto. Spero che sia bello caldo. Teoricamente un corpo umano ci impiega davvero poco a diciamo, disattivarsi una volta caduto in una dentro una temperatura così elevata. Cioè, letteralmente un paio di secondi e si muore. Un paio di secondi molto lunghi, ma si muore in fretta, è quello che voglio dire. Non è poi così brutto come potrebbe sembrare rispetto ad altre cose. Quindi puoi anche ringraziare la mia benevolenza per non averti sparato in fronte, che sarebbe stato più veloce. È vero, non è stato proprio benevolente, avrei dovuto spararti in faccia. Però avevi un casco. Ok, è bello come il mio calcio genera una forza così forte che esca proprio dalla loro testa e la faccia esplodere come un fiore di loto. Salta! Meno male che stavolta ce l'abbiamo fatta in fretta. Nessun altro, abbiamo finito. Abbiamo già finito. Tutto qui. Era ben difeso, questo frammento di quello che vuoi tu. Molto ben difeso. Cioè, letteralmente, potevano mettere una trappola qui e farmi cadere nella lava. Follow me. Ashley, follow me, please, follow me. Lei però prova qualcosa per Leo. Ah, vabbè, l'abbraccio di prima potevo anche intuirlo senza. Però si vede che si sta affezionando a Leo. E non nella maniera amicizia. Allora, questo abbina con... No, non lo devo abbinare, lo devo proprio usare. Ok, nessun problema. Una chimera contro un cavaliere. Vi garantisco che vincerebbe la chimera. Perché quel cavaliere è armato di lancia. Fosse armato con una K-47 o un M-40, lì potrei dire che vincerebbe il cavaliere. Ma se è armato di una lancia, la vedo un po' dura per il cavaliere. Salgo le scale perché secondo me c'è un tesoro nascosto. Vasetto. Mandami qua il vasetto. Granata. Fatto bene. Dietro i quadri di Sadler c'è quasi sempre qualcosa. Quindi... Ok, non c'è niente qui. Devo raccogliere quella roba, secondo me è preziosa. Non credo sia un semplice spinello. Se mi ha fatto fare così tanta strada, non credo sia un semplice spinello. Mica se mi hai fatto fare tutta questa strada per 2000 pepite, veramente... È una brutta fine. È proprio una brutta fine. Gemma viola, ok. Gemma viola la devo... Ah, devo aggiungerla dentro la maschera, ok. Nessun problema. Lo faccio più tardi, ragazzi. Corri Ashley, apri. Dove siamo arrivati? Oh, un altro trenino. Ma Ashley, oggi proprio Disney è diventato sto posto. Forza. Anche questo trenino potrebbero caricare di cariche esplosive. No. Perché mai dovremmo farlo? Diciamo che hanno un po' di onore questi nemici.
spacca il vaso. Lacrima viola. È un ametista. Perché la devi chiamare lacrima viola? Non ha neanche la forma di una lacrima. Mannaggia a te. Destra. Oh, ho fatto bene. Ho fatto proprio bene. Dammi qua l'erba gialla. L'erba gialla. Dice qualcosa di bello. Munizioni pistola. Ah. Credi che non ti si veda? Ti trema il braccio, amico. Ok, no, qui devo schivare. No, qui devo schivare. Ma neanche con i lanciarazzi lo distruggo. Vabbè. Ashley. Ma perché stavolta ti abbassi? Cos'è? Porgi il collo per fartelo tagliare? Cioè, lei si abbassa stavolta. Vabbè, saprai tu quel che fai, Ashley. È tua responsabilità rimanere in vita, difendere la tua vita, non mia. Anzi, no, è anche mia purtroppo, però... Se capisci cosa intendo... Che la collera del male si abbatta su colui che distruggerà questo santo calice. Prendere il calice del re? Apprezzo l'avvertimento, però credo di doverlo per forza prendere. Ho preso il calice del re, e adesso cosa arriverà? Oh! E come le distruggo queste cose? Ah! Ah! E mo'? Calice del re! Ashley! Ashley, forse avrei dovuto lasciarti indietro! Datemi un secondo, non so cosa devo fare con voi. Lasciatemi in pace. Ah no, forse ci devo sparare se ci sono così tante munizioni. O forse no. Il fatto è che voglio lanciare la granata, però se c'è Ashley... Aspetta Ashley, basta che stai lontano dalla granata e noi abbiamo finito. Boom! Sono ancora vivi! Sono ancora vivi! Così! Ancora vivi! Ancora vivi! Uccidi la pompa! Oh, lasciatemi in pace. So come ucciderli questi. So come ucciderli. Guarda qui. Pisellone. Bang. No. Bang. A posto. Dammi tutto. Ce ne sono altri? Spero proprio di no. È finito? Ce ne sono altri. Ma sei pazzo. Ok. No, forse le granate non servivano a niente. Devo semplicemente sparare per far volare il loro elmo. Ok, sì, esatto. Oddio. Oh, no. Fermo. Oh, Ashley! Non morirmi. Ah! Cosa? Via! Ashley, la vedo dura per te. Credo che morirai. Fagli volare il casco. Ok, eccolo qua. Fermo, non ho più munizioni, amico. Fammi ricaricare. Ok, ci sono. Oi! Ho detto di farmi ricaricare e tu mi attacchi. Sei maleducato, sei. Molto maleducato. Ok, morto. Ok, ottimo. Però danno un bel po' di soldi, eh. Cosa? Si allunga di brutto quel coso. Ho l'impressione che mi attacchi la testa. E muori! Grazie! Finita? È finita. Bello come le porte siano collegate alla vita di queste creature schifose. Carino. Follow me. Vuoi un'erba? Ti do un'erba, eh. Fumati sto spinello. Sai cosa? Ti do questa perché girata al contrario mi dà fastidio. Ashley, a te. Prego. Non c'è bisogno che mi ringrazi. Ma quel calice del re è un tesoro che devo vendere oppure... È un oggetto che devo usare da qualche parte per sbloccare un'altra porta. Campione recuperato. Come avrete saputo, lui Ser è stato eliminato da Lord Saddler. Il campione è stato recuperato. Speravo di risolvere la questione senza scomodare il Lord. Comunque il fatto di aver recuperato il campione mi riempie di orgoglio. Adesso che il campione è in mani sicure, quella seccatrice non potrà più recuperarlo. Alla luce di tutto ciò, è un vero peccato che Ser se ne sia andato. Aveva un futuro brillante davanti a sé, se solo avesse mostrato più fede. Per quanto riguarda gli altri due americani, il Lord ci ha incaricati di risolvere il nostro problema. Non possiamo deluderlo. Dobbiamo catturare Ashley e consegnarla al Lord. Cosa dovete catturare? Che ogni 3x2 provate ad ammazzarla? Ma allora siete cretini, siete. Non state provando a catturarla, state palesemente provando ad ucciderla. Che è una cosa diversa dal catturarla. Anche qua devo entrare.
A me sta di trappola, non so te. Ma a me sta di trappola sta stanza. Ah beh. Oh! No, forse so cosa devo fare. Wait. No. Non c'è un indizio su cosa devo fare. Ah, no, 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 fermo, fermo, fermo. Devo spingere le statue e premere tutti i quattro pesi. Geniale. Ok. Posto? Spingi, spingi. Via, via. Ok. Spingi, via, via. Ok. Ora devo sedermi qua. Ok, abbiamo aperto questa stanza. Follow me. Follow me. Ho vissuto troppo a lungo? Vediamo se riuscirai a sopravvivere anche questa volta. Oh, boss fight. Yeah, 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 yeah. Cos'è? Ma finirai schiacciato anche tu. Dannerò. Ah, è scappato. Andiamo dove è andato lui, no? Via. Ah, stronzo. Oh. Quanti sono? Ah, non ci vedo da questa prospettiva. Ashley, sposta il culo. Ottima trappola. Bravo, nanerottolo. Madonna, mentre scappavo gli avrei potuto sparare un ginocchio. Invece no. Leon Scott Kennedy non attacca nessuno. Qui c'è sangue. Ragazzi, qui c'è sangue. Palesemente una trappola. O è sangue o è vino, perché ci sono tante... Botti! Di nuovo siamo separati. Oh! Matalo tua zia. Ah, forse devo sparare a questi mongoli. Sì, sì, qual è il problema? Tranquilla, Ashley. Ci pensa la mia mira da Sniper Elite 4. Ciao, bello. Ciao, bellissimo. Posto? Forza, Ashley. Perfetto, siamo tutti felici? Tutti a posto? No, lo chiedo due volte. Per me vale il tacito assenso. O consenso. Oh, un altro calcio del re. Calcio del re e calcio della regina. Ora sono convinto che mi servivano tutti e due gli oggetti per aprire qualcosa. Devo usarli da qualche... dai! Devo usarli da qualche parte per aprire qualche passaggio. Nessun problema. Dove è la porta? Poso! Sì, è quello che dici tu. Forza, apri la porta. A sinistra di qua. Una Fanta. No. Non ce ne esistono le Fanta blu. Come la mettiamo adesso? Forse li posso far allineare. Aspettate, da questa prospettiva posso uccidere questi due con un solo colpo. Perfetto. Temato io, filo de puta. Dai, l'ho beccato al casco. Perfetto. Perfetto. Questo si chiama massimizzare i profitti, credo. Con il minor uso di risorse possibile. Però ho finito le munizioni per il cecchino e ne ho solo 6. Oh, ma al collo di queste damigioie ci sparo con piacere. Sono palesemente dei tesori questi. Vedo perfino una lacrima... lacrima viola. Dammi qua, dov'è la mia mitragliatrice preferita? Ma non ho ancora trovato neanche un colpo di Magnum. Ho comprato la Magnum e non ho trovato una cippa di Magnum. Dammi. Tutto. Tutto, vi denudo, signorine. Datemi tutti i vostri tesori. Forza, forza, forza. Una per volta. Spinello. Lacrima viola. Gemma verde. Spinello. Allora, chiavi tesori. La cosa che volevo fare subito è abbinare questo alla maschera. Abbinare questo alla maschera. E siamo a posto. Barace ha lavorato con un'elegante incisione. Cosa dice quell'incisione? Non lo sai? Non lo sa. Allora, ho l'impressione che devo usare il... Ok, il calice della regina. Oppure tu sei un re. Un brindisi a sua maestà. Allora, ecco a lei sua maestà. No, è la regina. Avevo ragione che era la regina. Che fosse la regina. E questo aveva proprio l'aspetto di un re. A te, mio re. A posto? A posto. Siamo tutti felici. A posto. Sfonda la porta. Oppure aprila gentilmente. Vedi tu. In ogni caso, l'importante è che entriamo qua dentro. Spacca i due vasi. Spaccali tutti e due, ho detto. Non uno. Se avessi voluto che ne spaccassi uno, te l'avrei detto, no? Ma ce n'hai spaccato uno solo. Hai disobbedito all'ordine del gran... Ho visto il serpente. Oh, stronzo!
Ammazzerò anche la tua famiglia poi. Stronzo. Oh, un uovo marrone. Beh, alla fine non ci abbiamo proprio perso. Questi si aprono? Oh, sì che si aprono. Quest'oro attraversa le quattro dimensioni. Forse cinque dimensioni. Oh, mi sa che posso scavalcare qui. Oh, sì. C'è qualcosa di nascosto? Un'erba rossa. Dammi qua. Dammi tutto quello che hai. Oh, anche questo si apre, mi sa. No, non si apre. Questo non si apre. Aprire. Oh. Non so voi, ma a me fa paura sta cosa. A me fa proprio paura sta cosa. Oh, non posso andare di là. Devo per forza passare per il mezzo. Mannaggia a me. Oh! Che creatura è questa? Vola, palesemente vola. Ah! No, sono gli insetti che c'erano in cantina. Hai una pistola, eh? Lo sai che puoi sparare? No, no. Niente. Sì, ce ne sono altri. Oh mio Dio. Sono insetti telefoni, semplicemente, che possono volare questi. Bello. Non dirmi che sono pure invisibili mentre volano. Ah. Non mi toccate. Devo trovarmi uno spazio stretto. Girarmi. Oh, mannaggia a voi. Oh! Cosa ho tirato il calcio? Non lo so, io sparo. Io nel dubbio sparo a tutto quello che si muove. A posto? Morto? Finita. Posto? Così facile? Perché ho solo occhi verdi? Mi serve un altro colore. Tutti occhi verdi. Siete bastardi, siete. Coso? Oh, ce n'è un altro. Amico. Ha fatto proprio... Volevo dirgli, amico, mi serve un occhio di non so quale colore per completare il mio boccale delle farfalle, la mia lanterna delle farfalle. Forza. Dai, spawnami un'altra farfallina. Niente? Niente. Mannaggia. Oh! Fermo un secondo. Devo sparare a catene? Ah no, forse devo tirare quella leva che è molto più logico. Ah! Ora devo sparare la catena. Ma non alle catene, ma ai perni. Perfetto. Perfetto. Chi l'avrebbe mai detto? Che io fossi curbo. Nessuno, perché neanche io l'avrei detto. Ho visto qualcosa brillare? No, mi è sembrato di vedere un gatto. Entri, buon uomo, entri. Su via. Oh, stavo per dire, mi dia una macchina da scrivere perché è anche ora di terminare l'episodio qui, gente. Grazie per aver guardato fin qui, mi auguro di vedervi nella prossima puntata di Resident Evil 4. Vi auguro una bellissima serata e ci vediamo nel prossimo video. Bella bella.